gossip che sta facendo discutere, Matilde Brandi ha già vinto l'Isola dei Famosi, la rivelazione che suscita polemiche. L'Isola dei Famosi comincia a farsi avvincente, con le prime eliminazioni, gli abbandoni, le rinunce e le dinamiche tra i naufraghi, con i commenti in studio degli opinionisti Sonia Bruganelli e Dario Maltese. Nel frattempo c'è chi anticipa già da ora chi vincerà il reality. Un'ipotesi che sta facendo molto discutere. Iniziato lo scorso 8 aprile, con lo sbarco dei naufraghi sull'isola di Cayos Coquinos, in Honduras, il reality L'Isola dei Famosi farà compagnia agli spettatori per circa un paio di mesi, fino al 10 giugno prossimo. In questa edizione, la 18ª dell'isola, la conduzione del reality è stata affidata a Valdimir Luxuria, che è stata precedentemente opinionista. Mentre in collegamento da Cayos Coquinos c'è sempre Elenoir Casalegno. Mentre i concorrenti si sfidano, creano gruppi e si cimentano nelle prove di sopravvivenza, è cominciata a circolare l'indiscrezione secondo cui la ballerina e showgirl Matilde Brandi potrebbe vincere il reality. Ma è veramente così? Scopriamo tutti i particolari. Matilde Brandi ha già vinto l'Isola dei Famosi, la rivelazione che scatena le polemiche. A svelare i retroscena sull'Isola dei Famosi e Matilde Brandi è il settimanale Nuovo TV. Attenzione, però, non è come potreste pensare. Il settimanale, infatti, ha intervistato la showgirl poco prima della sua partenza per l'Honduras, svelando alcuni particolari sulla sua vita privata. È stata la stessa Matilde Brandi che ha voluto condividere con i lettori il momento felice della sua vita sentimentale e il grande amore che ha trovato a 54 anni, dopo la lunga relazione con il padre delle sue figlie, le gemelle Aurora e Sofia, purtroppo finita male. Matilde Brandi è innamoratissima di Francesco Tafanelli, un manager del mondo della moda che le fu presentato dall'amica Manila Lazzaro. La showgirl sposerà l'attuale compagno quando sarà tornata in Italia, dopo l'esperienza dell'Isola dei Famosi. Si tratta dunque di un periodo molto felice per Matilde Brandi, ecco perché Nuovo TV nel titolo dell'intervista scrive che Brandi ha già vinto. Ha vinto la sua isola. Un gioco di parole che potrebbe trarre in inganno gli appassionati del reality e scatenare qualche polemica, ma la suspense e i colpi di scena fanno parte del gioco. Secondo voi, Matilde Brandi potrebbe vincere davvero l'Isola dei Famosi? Per lei sarebbe una doppia vittoria sul piano sentimentale e professionale. Ora non resta che vedere come andrà a finire. Nel frattempo, la modella Maite Jens è l'ultima eliminata dal reality, dopo Luce Caponegro. Invece, Francesco Benigno è stato espulso. Mentre Peppe Di Napoli e Francesca Bergesio si sono ritirati, entrambi per problemi di salute.